Ciao a tutti i lettori di Windows Blog Italia da Biagio. Quest'oggi siamo in compagnia di un nuovo Windows Phone prodotto da IEX chiamato Monaco. È sicuramente un dispositivo di fascia medio-bassa, monta Windows Phone 8.1, il nome è Monaco 47. Non sono disponibili ancora informazioni circa l'aggiornamento Windows 10, anche se ci hanno confermato che è previsto una versione appositamente sviluppata. Abbiamo la classica velocità di Windows Phone, abbiamo la doppia SIM, il dispositivo è francese quindi bisogna avere un po' di pazienza. Proviamo a vedere qualche fotografia scattata, decente, nulla di estremamente straordinario. Il reparto fotocamera, a cui siamo abituati. C'è stato un breve impuntamento. Non ci sono voci di menu personalizzate, così come succede sugli attuali Lumia. Non c'è anche la possibilità di attivare Cortana, ma è considerate si tratta di una versione comunque sia temporanea. Abbiamo già le 5 voci di menu nel centro notifica. La fotocamera, un attimo, ora ve la faccio vedere. La classica a cui siamo abituati. Vediamo ora le impostazioni, se c'è qualche, la risoluzione, non so se riuscite a vederla, vediamo, ok, massimo 864x480, quindi abbastanza scadente. Andiamo nelle impostazioni per le foto, abbiamo un 13 megapixel. Le classiche applicazioni MSN, l'altra gestione SMS, bene, è tutto per questo breve video, un saluto da tutta la redazione di Windows Blog Italia. Ora vediamo una panoramica veloce del box di vendita, un modello, un box estremamente sobrio ma elegante allo stesso tempo. Le informazioni sul dispositivo, si apre in questo modo, uno sguardo al modello, all'interno troviamo due cover normali, bianca e rossa, una cover che abbraccia completamente il dispositivo, ovviamente lo smartphone, troviamo le cuffie, il caricatore USB con il relativo cavo, il manuale di istruzioni e poi una guida di avvio rapida.